Ciao a tutti, ben ritrovati a Tag Manager Italia. Sono Matteo Zambon e oggi vi spiegherò come collegare un account di Analytics dentro a Google Tag Manager. Allora, innanzitutto la prima cosa che dovete avere è il codice di monitoraggio di Analytics. Lo potete trovare andando su Amministrazione del vostro account, sotto la proprietà Informazioni sul monitoraggio. Codice di monitoraggio. Eccolo qui. Questo è il codice che dovrà essere inserito all'interno del nostro tag di Google Tag Manager. Io per, diciamo, semplicità, solitamente mi creo una costante. In questo modo non mi devo più ricordare il mio codice di monitoraggio. Non farò altro che copiarmi questo codice, entrare all'interno delle variabili. E andiamo a creare una costante. Quindi, come nome della variabile, gli do un nome ben definito. Solitamente inserisco il valore GA che sta per Google Analytics ID, identifica che è il codice di monitoraggio, costante, e gli assegno esattamente questo valore. Quindi, come valore della mia costante, gli creo il valore dedicato al codice di monitoraggio. Perfetto. Quindi adesso qui ho la mia costante. Benissimo, prossimo step è quello di creare il mio tag. Quindi andiamo su tag, nuovo, scegliamo il prodotto. Allora, il prodotto sicuramente è Google Analytics. Questi sono tutti tag predisposti, quindi sono già tag funzionanti per questi tool. Vediamo subito che c'è Analytics, AdWords. Per quelli che non è possibile, che non sono presenti, diciamo, si può sicuramente creare un nuovo tag personalizzato. Lo vedremo in futuro. Quindi, come tag, come titolo del tag, gli do anche un nome, anche qui uso una convenzione. Solitamente identifico GA, che sta per Google Analytics, gli dico cosa fa. In questo caso identifico il nome del sito, quindi in questo caso Demo Tag Manager, e poi cos'è in questo caso Page View, che significa che è il codice di monitoraggio per il Page View. Ok, perfetto. Quindi scegliamo Analytics. Universal Analytics, ormai è di default Universal Analytics, e qui come vedete mi chiede il codice monitoraggio. Allora potrei inserire direttamente qui il mio codice, però in questa maniera dovrei ricordarlo ogni volta che creo un tag. Per evitare questo vado a selezionarmi le mie variabili, in questo caso GID. Perfetto. Questo flag invece identifica la possibilità di attivare le funzioni pubblicitarie della display, ovvero la funzionalità che andate a vedere qui, dati demografici, panoramica. Attiva questa funzionalità. State bene attenti con il discorso della cookie law, quindi andate un attimino a capire che tipologia di banner far visualizzare. Come, quindi io in questo caso l'abilito, come tipologia di monitoraggio, in questo caso mettiamo visualizzazione di pagina, ovvero il famoso page view. È possibile creare, lo vedremo in futuro, eventi, transazioni, social e così via. Nel nostro caso, quello che mi interessa fare è inserire questo codice sulle pagine, quindi ogni volta che la pagina verrà visualizzata. Il mio tag, il mio ID di monitoraggio è associato. Facciamo continua. Ok, ultimo passaggio, mi chiede dove deve essere attivato questo tag. Quindi il mio tag sarà attivato quando? Nel mio caso voglio che sia attivato su tutte le pagine del mio sito. Ok, facciamo crea tag. E il mio tag adesso è stato creato. Non è ancora stato pubblicato, infatti qui mi dice, attenzione, c'è una versione modificata, modifiche non pubblicate 2, le due identificano la mia variabile e il mio tag. Facciamo un'anteprima, quindi sappiate che Google Tag Manager
ha la possibilità di fare un'anteprima delle view. Questo è molto importante per fare un debug dei tag e delle impostazioni che andate a fare. Praticamente cosa fa lui al lato tecnico? Non fa altro che creare un cookie temporaneo nel vostro PC e quando navigate nel sito, eccolo qua, vi apparirà automaticamente questa barra. Come vedrete su Tags Fire on this page viene attivato il mio tag di Google Tag Manager che ho attivato. Sul page load vedrete che ho qui la mia costante stringa, quella che ho identificato io. Perfetto, non ci resta che pubblicare. Andiamo a pubblicare. Per farlo basta andare qui e cliccare pubblica. Mi chiederà se vogliamo pubblicarlo, gli dico pubblica ora. Fine. Perfetto, posso uscire dall'anteprima. Ok, come facciamo adesso ad identificare come il mio tag funziona? Allora, esiste un'estensione di Chrome che si chiama Tag Assistant che praticamente vi fa vedere se quali tag sono attivati. Funziona con sia Tag Manager, Analytics, intercetta anche AdWords. In questo caso lui, come vedete, riconosce il tag di Tag Manager e di Analytics installati. Andiamo a vedere però se effettivamente il mio su Analytics viene intercettato. Andiamo a vedere e su tempo reale panoramica vedrete che risulta attivo. Siamo arrivati alla fine, questo è tutto, buon tag e ci vediamo al prossimo tutorial.